Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera. E allora, un commento anche da parte tua su Wall Street, dato che stiamo osservando come il Nasdaq stia accelerando notevolmente al ribasso in questa seduta, mentre gli altri, insomma, Dow Jones e Standard & Poor's, al momento non registrano perdite piuttosto pesanti, ed è proprio l'incertezza che va a pesare sul tech, contemporaneamente al fatto in cui l'OPEC, in vista dell'OPEC, il WTI supera i 78 dollari, la turbolenza del colosso Evergrande probabilmente si sta facendo sentire a sua volta, e anche quando il T-bond decennale resta appena sotto l'1,5, ma in realtà insomma è molto vicino, ecco che la debolezza dei tecnologici torna a farsi sentire. Lorenzo, a te la parola. Sì, già come hai detto bene, il Dow Jones e l'S&P resistono meglio ai cali, mentre il Nasdaq rispolvera il trend ribassista. Sembrava venerdì volersi mettere alle spalle appunto questa fase di ribasso, e invece ecco, l'Open ha spinto immediatamente i prezzi sui minimi. Attualmente sono convinto che la vendita dei tecnologici sia ancora un elemento importante che possa accelerare verso il basso, e non escludo quindi stavolta un ritorno sotto i 14.000 di Nasdaq, che quindi vuol dire riuscire ancora a perdere tantissimo, quindi circa un altro 3,5%, e chissà se appunto la settimana appunto permetterà ai prezzi poi di incontrare la media mobile a 200 sull'indice Nasdaq Daily, che è una di quelle medie che non si incontra con i prezzi veramente da tantissimo. Stiamo parlando l'ultima volta che è stata superata verso il basso appunto nel febbraio del 2000, marzo 2020. Quindi potrebbe essere un incontro importante che magari è atteso, e che appunto potrebbe poi forse ecco, calmierare i mercati sui tecnologici. Ecco, stiamo cauti appunto sui prezzi dei tecnologici, anche se alcuni hanno raggiunto delle quotazioni molto basse, sembrano appetibili, però in realtà in vista di questo possibile trend dobbiamo cautelarci. Consideriamo anche il Dow Jones, che invece è il più difensivo degli Certo. indici, seppure è anche questo oggi in una leggera candela ribassista. Notiamo però come si mantiene nella parte alta, vicino alla chiusura di venerdì. Questo tipo di indice, nella sua più regolarità, ha già avuto la capacità di testare una media 200. Quindi ecco, lo preferisco sicuramente rispetto al Nasdaq, per chi obbligatoriamente, anche se poi non sappiamo non esiste mai nessun obbligo, ma per chi appunto magari ha in testa di effettuare solo degli acquisti e non delle vendite allo scoperto. Per quanto riguarda l'S&P 500 invece lo vedo molto simile al Nasdaq, quindi a breve mi aspetto una caduta dei minimi e un ritorno ancora più in basso, intorno ai 4.200 punti. Qui è il primo step, perché in realtà guardando i grafici nel weekend ho visto un 3950 che sicuramente fa tanta paura, ma è tecnicamente possibile. Significa perdere un altro 8%, che è una percentuale molto alta a ribasso rispetto a ciò che siamo abituati, ma non impossibile. Quindi molto cauti attualmente nei mercati. Finché non abbiamo chiari segni di spinta rialzista, non c'è stata nessun. Cioè questa apertura di oggi è stata decisiva, perché appunto se riuscivano a confermare il rimbalzo con cui nella seconda metà di venerdì i mercati azionari hanno chiuso, ecco, poteva invece aprirsi uno scenario diverso per la settimana in corso. Così invece si fa appunto molto tesa la situazione su tanti strumenti. Intanto volevo aggiungere una notizia di colore, anche se c'è poco da essere colorati, tra virgolette, nel senso che su Repubblica, ma non soltanto, si parla di un disastro in mare al largo del mare della California, 500.000 litri di petrolio in mare, disastro ambientale in quello che di fatto è considerato il paradiso dei surfisti. La chiazza di olio ha invaso Huntington Beach, che è un luogo molto frequentato appunto da chi pratica surf.
Già colpite diverse specie, ovviamente specie animali, a rischio anche le megattere, che come sapete sono comunque in via d'estinzione e in generale sulla quale insomma si è riaperto il dibattito della caccia che viene osservata in Giappone, la caccia alle balene. In sindaco, catastrofe, il danno in un oleodotto sottomarino. Non è ovviamente questo il motivo fondamentale dell'aumento del prezzo del petrolio, della fiammata più che l'aumento del prezzo, perché come detto abbiamo osservato, stiamo osservando come appunto siamo a ridosso dei 78 per il crude, mentre invece il Brent è sopra gli 81, il natural gas guadagna il 7,4% a 6 dollari, a 6 docquot, a 6 dollari, mentre il Nasdaq appunto continua a registrare un meno 1,5% piuttosto importante. Anche il dollar index sta perdendo ulteriormente terreno, si sta indebolendo in maniera piuttosto forte, meno 0,4% sul paniere principale. È una cifra piuttosto importante per essere nel Forex, tant'è che la sterlina al momento guadagna lo 0,7% sul dollaro, il dollaro australiano guadagna lo 0,6%, l'euro lo 0,4%, debole lo yen, tant'è che nel cambio dollaro-yen ci guadagna qualcosa la moneta, il biglietto verde, dello 0,02%. Questa è la situazione, a cui ovviamente si aggiunge appunto l'incertezza riguardante Evergrande, anche se leggevo insomma poco fa un commento da parte di alcuni osservatori, vediamo se lo recupero, dovrebbe essere da questa parte, no, lo recupero più tardi. Prima torniamo ovviamente da Lorenzo Santino e vediamo, Lorenzo, se c'è qualche titolo in particolare su Wall Street o in generale nei mercati internazionali che stai seguendo e che ti sta mandando dei segnali, come dire, interessanti da tenere d'occhio. Sì, guarda, ritorno su una vecchia... La nostra vecchia fiamma. Sì, sì. Sì. Western Digital, che continua... Western Digital, sì. Nella fase di cuneo, di cui già abbiamo presentato diverse volte, che sta diventando un buon esempio didattico anche per chi appunto ci segue da casa, guardiamo come appunto il rientro nella parte più bassa del cuneo si sta formando un possibile uscita nella parte alta. Abbiamo visto una settimana con un venerdì che chiude alto, un po' diciamo in luce come è successo per l'indice Nasdaq, però oggi a differenza del Nasdaq qui riusciamo a mantenerci in positivo, infatti siamo a più 1%. Ecco, secondo me questa è una struttura importante in cui appunto si è creato ormai un supporto e io qui ecco l'ingresso rialzista lo vedo molto molto bene e confermato appunto ancora per l'ennesima volta da quest'altra candela che ci ha permesso di girarci, quindi con una visione molto molto interessante. Poi, come altri titoli che sto seguendo, mi piace Twitter, che torniamo su Twitter, sì. Esatto, è un titolo che sta testando un supporto intorno ai 59 dollari, elemento molto, molto importante da tenere, perché ecco, levato questo supporto sicuramente si andrebbe alla ricerca di un 50 dollari. Dunque, appunto didatticamente parlando, per chi studia i grafici daily, questo è un elemento importante di tenuta. Se si susseguirà una candela rialzista domani che non va a sporcare il minimo di oggi e va a riprendere la media 200, andrebbe a sancire a mio avviso anche qui un buy perfezionista, diciamo, che poi potrebbe riagganciare i 66. È un titolo che mi aspetto possa essere a favore appunto del mercato, anche perché come vedi c'è una equi il 26 ottobre, quindi earnings da rilasciare il 26 ottobre, quindi avvicinandosi proprio agli earnings potrebbe essere sarà sicuramente sempre sotto più osservazione da parte di più persone, quindi probabilmente potrebbero far tenere bene il supporto. Poi se voi guardiamo Merckx, che
Volevo infatti arrivare un po' anche a Merck. Bravo che stai seguendo uno dei, di fatto, dei titoli che ovviamente sta facendo parlare più di sé su Wall Street, anche in virtù del fatto che, insomma, al di là della notizia, insomma, della diffusione, quantomeno della pillola firmata Merck, che appunto riduce del 50% la possibilità di contrarre il Covid. Equita, secondo Equita, peraltro, questa nuova pillola Covid potrebbe compensare i ricavi persi con il vaccino per Merck, ovviamente. Questo, secondo gli analisti, il titolo della multinazionale tedesca va comprato. Sentiamo allora che cosa ci racconta appunto Lorenzo, se sei d'accordo, e in particolare che cosa hai osservato su questo titolo. Guardate che balzo che ha fatto nelle ultime sedute, tra giovedì e venerdì e poi anche oggi. Certo è che vedo, insomma, delle candele un po' tanto volatili, Lorenzo. Esatto, allora si aprono due scenari importanti. Il Sì. primo è che appunto potremmo forse dimenticarci i vaccini sotto forma di appunto puntura e si Sì. apre una nuova era della pillola. E quindi tutte quelle aziende che magari erano state sottovalutate nell'aspetto del vaccino potrebbero invece rivalutarsi in quest'altro tipo di, chiamiamola, tecnologia medica. E quindi anche questo potrebbe aprire le porte adesso anche ad altri titoli del settore che erano stati sotto, appunto, erano stati venduti o comunque non apprezzati. Per quanto riguarda proprio il titolo Merck, sicuramente la notizia ha fatto bene al titolo, che è uscito finalmente da questa fase laterale che la portava avanti da diverse settimane. Tuttavia, come dici tu, il daily non è così fiammante oggi. Bisogna individuare magari, io penso anche una situazione psicologica, ovvero non è certo che ancora questa soluzione sia una soluzione per tutti, e quindi bisogna capire quanto grande possa essere la fetta di mercato da raggiungere, anche perché dopo che la popolazione già è stata vaccinata in gran parte, in quasi tutti i paesi in via di sviluppo, e quindi questa soluzione che è destinata solo a chi è grave o così ho potuto capire, potrebbe Sì, o avere per il, quindi una. cioè si parte dalle situazioni più a rischio e Esatto. dal personale sanitario, poi da lì Esatto. pian piano, per cui sì, sostanzialmente come dici tu. Quindi il mercato che si apre non è sicuramente lo stesso di quello che si è aperto con Moderna, che ha fatto numeri strabilianti. Però vedremo un po'. Sicuramente è un titolo da tenere d'occhio. Io personalmente volevo comprare qualcosa su Merck, ma aspetterei una candela rossa di un buon ribasso e magari, ecco, riuscendolo a riprendere sugli 80 dollari, che è un prezzo anche a mio avviso sopra appunto tutta la fase laterale, che potrebbe tenere in fase appunto di ribasso, e da qui, ecco, speculare magari appunto da 80 in su. Quindi non ho fretta. Sì. Secondo me in queste fasi nessuno deve avere fretta, deve un po' vedere come la notizia viene generata e digerita dal mercato. Allora, c'è una domanda di Antonio che ci chiede una view su Alibaba, caro Lorenzo. Intanto però leggo anche quest'altra notizia che ci aiuta anche a comprendere la fiammata del petrolio. WTO aumenta previsioni sul commercio per quanto rimanga la cautela per i rischi della pandemia. Un'agenzia Reuters, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per gli scambi globali di merci per quest'anno e per il 2022. Più scambio di merci, più trasporto, più petrolio, ma ha segnalato una ripresa a due velocità che potrebbe lasciare indietro i paesi più poveri e un rischio al ribasso derivante dalla pandemia di Covid-19 e dai problemi sulla catena di produzione, che poi sostanzialmente non sono poi tanto diversi dai rischi che vengono segnalati dalle banche centrali quando si espongono durante i consigli direttivi. Per il WTO,
la merce, scusate, le merci scambiate aumenteranno del 10,8% quest'anno, dopo un calo del 5,3% registrato nel 2020. A marzo aveva previsto una crescita dell'8% per il 2021. La crescita degli scambi dovrebbe rallentare al 4,7% nel 2022, comunque più delle stime precedenti del 4%, riavvicinandosi al trend sul lungo termine del pre-pandemia. Questa è la notizia. Lorenzo, Alibaba. Sì, allora Alibaba rientra, inizia a entrare in quella zona di cui avevamo parlato proprio con te qualche settimana fa di supporto. Non penso che ancora sia arrivato a un minimo da comprare, ma ecco, i 130-131 sono adesso molto più vicini. Le chiusure continue, ribassiste settimana dopo settimana, adesso andiamo a zoomare un po' nella parte finale, ci mostrano che comunque non si placa questa vendita sul titolo, c'è molta paura. E su cosa il Partito Comunista Cinese possa ancora influenzare il titolo, che purtroppo appunto questa discesa è dovuta a questi fattori politici. E dunque non comprerei assolutamente ancora adesso, aspetterei ancora altri ribassi e poi dopo i ribassi una conferma di qualche parte di analisi tecnica che mi possa appunto far capire che magari il mercato ha testato un minimo importante. Ci sono ancora tante questioni da chiarire sui titoli cinesi quotati anche in America e questo ha fatto sì che numerosi grandi investitori sono scappati da Alibaba e dunque mi viene da dire perché se i grandi investitori, che sicuramente hanno molte più informazioni di un retail trader, scappa da questo titolo, perché dovremmo entrarci noi? Questa è la domanda che appunto magari possiamo rigirare al nostro utente, perché appunto molte volte pensiamo che il prezzo sia buono, ma se non è supportato anche da una finanza generale che gli mette soldi, ecco, magari il titolo potrebbe rimanere in questa impasse per diverso tempo. Per quanto riguarda il petrolio, di cui tu hai letto quella importante notizia, sì. Volevo appunto mettere in luce Eni. Andiamo su Eni volentieri, Lorenzo, prego. Se mi permetti, perché questo titolo è molto interessante in quanto si sta finalmente riavvicinando alla media 200, ma la cosa ancora più interessante è che secondo me questa volta la media 200 sarà il nuovo supporto da questo mese per tutto il 2022, perché si sta aprendo un divario a favore dei titoli appunto sulla parte energetica petrolifera, a discapito invece delle utilities, che proprio per l'aumento del prezzo del petrolio sarebbero teoricamente costrette anche a riadeguare numerose tariffe, ma allo stesso tempo vengono pressate, come è successo in Spagna e potrebbe succedere in altre, anche in Italia, ad esempio Enel, vengono pressate nel mantenere invece e calmierare invece i prezzi. Quindi nel prossimo anno mi aspetto una riduzione dei profitti da parte di aziende come Enel o simili, e un incremento invece del profitto in aziende che si espongono positivamente invece al prezzo del petrolio. Questo è un divario importante che non dovremmo dimenticare nella costruzione di un eventuale portafoglio strategico per affrontare gli ultimi mesi di quest'anno, che eventualmente anche un'impostazione 2022. Perfetto, prima secondo me quando parlavi della media mobile 200 per Eni eri in un grafico settimanale, corretto? Ah, esatto, sì, okay. Era un grafico settimanale, esatto, sì, è importante dirlo, sì, ma è grafico settimanale. Perfetto. Infatti l'ultima volta è stata il 2019, quindi questi incontri dopo diversi anni sono significativi, perché dal 2019 ora siamo rimasti sotto da quando poi è successo, quindi in prospettiva potrebbe essere molto molto interessante. E beh, che poi
No, che per completare, insomma, c'era anche appunto una resistenza dinamica molto ampia dal 2019, che più o meno corrisponde alla media mobile a 200, che in questo caso invece è stato appunto rotto al rialzo e adesso, come dicevi, la sta usando come praticamente supporto settimanale. È interessante ulteriormente osservare come più o meno da ottobre 2020 ENI non abbia fatto altro che salire e consolidare, mai, senza mai ritracciare in maniera importante o senza correzioni. E se vogliamo, proprio insomma, gli ultimi tempi, questo è un grafico orario, lo mostro agli amici a casa. Guardate che roba il grafico orario di ENI, sostanzialmente non fa che salire dai minimi del 20 settembre. Da quel momento ci sono impennate al rialzo, fiammate al rialzo, consolidamento, infiammate al rialzo con tanto di gap up e poi consolidamento, quasi mai ritracciamenti, e adesso siamo appunto ai massimi di giornata a 11,75. Lorenzo, prima di tornare da te, un aggiornamento sulle elezioni, perché abbiamo, oltre alla notizia in alto che vedete da parte dell'EMA, arriva l'ok per la terza dose agli immunodepressi, quindi ai più deboli, ne parlavamo proprio poco fa con Lorenzo. Ecco le prime proiezioni. Le prime proiezioni per le elezioni amministrative, e un attimo, ho appena aggiornato: Bologna Lepore 62,6%, centrosinistra, Battistini 27,6%, Milano Sala 56%, Bernardo 33,9%, Pavone 3,9% del Movimento 5 Stelle, Bernardo centrodestra, Napoli Manfredi sinistra e Movimento 5 Stelle 62,4%, Catello Maresca centrodestra 19,2%. Ma diciamo, il grosso arriva da Roma, perché abbiamo Gualtieri e Michetti che sono in testa a testa, lo dicevano gli exit poll, lo dice anche la prima proiezione, tra il 27 e il 31% per il candidato del centro-sinistra, Gualtieri ex ministro dell'economia, e il candidato del centro-destra appoggiato da Fratelli d'Italia, Meloni e Lega Nord, Matteo Salvini. Virginia Raggi tra il 17 e il 21%, quindi staccato di 6 punti, staccata di 6 punti percentuali. O meglio, anche da 10 se prendiamo il minimo di Raggi e il massimo di Gualtieri e Michetti, Carlo Calenda 16-20% di forbice. Quindi sostanzialmente qui si andrebbe al ballottaggio, e se invece il centrosinistra si fosse schierato in maniera unita, cioè Gualtieri e Calenda insieme con un unico nome ovviamente, il centrosinistra a Roma avrebbe avuto evidentemente vita facile. Così non è, e quindi si andrà a un ballottaggio molto molto combattuto, perché tra Raggi e Calenda abbiamo un 40% circa di elettori che possono fare la differenza. Torniamo a parlare di mercati con Lorenzo Sentino. Per chiudere, volevi aggiungere un ultimo aspetto, un'ultima osservazione, mi pare. Sì, su Intesa San Paolo, Andiamo in perché Intesa è San un Paolo. altro di quei titoli che consolida appunto anche questo, l'andamento sulla media 200, la consolida, rimbalza appunto nel mese di luglio, e un altro rimbalzo importante il 20 di settembre, data in cui anche Eni inizia la sua risalita, come hai fatto vedere tu in H1. E anche in questo caso mi aspetto che questo titolo adesso, questo è un aspetto sempre settimanale, ricordiamolo, Sì. questo titolo adesso riesca a consolidare i 2,50 euro e poi andare all'attacco dei valori di febbraio 2020, quindi 2,65. Secondo me questi step ormai sono segnati e probabilmente, ecco, da tradare potrebbero essere degli obiettivi importanti. Sul daily oggi comunque abbiamo una ripresa abbastanza interessante, significativa, ma ecco, si sente questa zona di resistenza. Una volta che il mercato la digerirà, appunto, che la resistenza probabilmente è possibile breccarla, ecco, mi aspetto questo volo di 10-15 centesimi in poco tempo. Quindi è un altro di quei titoli italiani che tengo sotto stretta osservazione. Seguite Lorenzo Sentino su wetrading.eu per osservare, insomma, ancora meglio la sua operatività. Intanto, grazie Lorenzo, abbiamo toccato più fronti e più argomenti. Buon lavoro.